Cari amiche e cari amici, ma soprattutto cari ragazzi e care ragazze, sono felice di partecipare insieme a voi a questa cerimonia che testimonia bene l'identità della nostra città, con i suoi valori civili così profondi e radicati. Questo giardino, del resto, è un simbolo fondamentale della Milano più autentica, la Milano antifascista, medaglia d'oro della Resistenza. La Milano però anche pragmatica e generosa, che si rimbocca le maniche e che offre accoglienza a chi sfugge da una guerra. E la Milano anche in tutta la sua storia, in tutta la sua lunga storia, i suoi 26 secoli di storia, è sempre stato un modello di tolleranza e di apertura al mondo e alla diversità. Ora, il Giardino dei Giusti è un luogo che visito sempre molto volentieri, ma direi soprattutto i tanti giovani presenti rendono questo angolo di Milano ancora più bello, e siete voi ragazzi e ragazze proprio i veri protagonisti di questa giornata. Questa cerimonia, che è dedicata a chi ha salvato vite umane e aiutato migliaia di vittime di persecuzione, nasce infatti come un momento di ricordo e di riflessione. Ma è anche una giornata di festa, perché celebra la capacità dell'uomo di scegliere il bene. Insomma, un'occasione per lanciare a voi, alle nuove generazioni, un messaggio di ottimismo e di fiducia nel futuro. C'è un aspetto importante che vorrei sottolineare. Il 6 marzo scorso, in tutti i paesi d'Europa, abbiamo celebrato la giornata in memoria dei giusti, una festività proclamata nel 2012 dal Parlamento europeo. E in quell'occasione l'Europa ha dimostrato di saper interpretare e promuovere i valori comuni di noi cittadini europei, valori che ci devono unire tutti, al di là delle differenze di fede, di lingua, di tradizione e di credo politico. È questa l'Europa in cui dobbiamo credere, l'Europa che ha garantito decenni di pace, libertà e democrazia. L'Europa unita è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, è nata sotto la pressione anche emotiva e anche l'impatto pratico delle vittime della Seconda Guerra Mondiale. Davanti agli occhi chi c'era allora aveva i cimiteri e le lapidi, e quindi è nata in maniera necessaria. Poi ha avuto un lungo periodo di crescita, ha avuto grandissimi interpreti, però penso sempre in questi giorni alle parole di Helmut Kohl, che rivolgendosi ai suoi pari in un momento storico per l'Europa diceva: dobbiamo fare in fretta a completare il nostro percorso, dobbiamo fare in fretta perché non è detto che chi verrà dopo di noi avrà questa stessa ascensione positiva verso l'Europa, avrà questa profonda volontà. Ora, credo che proprio nella cultura milanese c'è proprio la capacità di non drammatizzare e di affrontare le questioni, però non si può che definire profetiche quelle parole. Oggi c'è meno volontà di riconoscerci in quei valori, ed è per questo che dobbiamo fare qualcosa di più. Io da sindaco, con altri sindaci italiani, proverò a fare una piccola ma spero significativa cosa, cioè dal 21 marzo e non solo il 21 marzo, il 21 marzo è il primo giorno di primavera, ma è anche la festa di San Benedetto da Norcia, che è il patrono d'Europa. Ecco, inviterò i miei concittadini, quindi lo dico anche a voi ragazzi e ditelo alle vostre famiglie, a esporre dai balconi, dalle finestre, la bandiera europea e la bandiera italiana. Ed è una cosa che vogliamo portare avanti anche nel periodo successivo, ed è una cosa che ha un profondo senso politico, ma non un senso politico di parte, perché mi capita molto spesso in quest'ultimo periodo di difendere il ruolo della politica, ma di dire ai miei concittadini: voi fate politica. E lo dico in maniera, può sembrare a volte quasi sbagliata, ma dico: non lasciate la politica solo ai politici, siete voi parte attiva nell'essere politica. Questa città è profondamente politica,
e lo deve essere. Per cui, ripeto, non possiamo drammatizzare, ma dobbiamo tutti farci carico del momento delicato. Ora, per farci carico e per sentirci forti e per sentire che si può, perché a volte è chiaro che tutti noi rischiamo di forse di sentirci passati, non dico giovani, dico chi, a quelli della mia generazione, come se il mondo ci fosse passato oltre. Ora invece, se si ha la forza di guardare indietro, di trovare degli esempi positivi, si diventa più forti per il futuro. E per cui qui torniamo a questa giornata e al fatto che oggi tra i giusti del giardino di Milano verranno ricordate due donne e due uomini. Verranno ricordati innanzitutto István Bibó, che fu un intellettuale ungherese che ha richiamato le colpe del governo filonazista nella persecuzione ebraica e non si è piegato alle prevaricazioni del totalitarismo. Simone Weil, sopravvissuta a Auschwitz, quale presidente del Parlamento europeo, ha profuso il suo impegno per la dignità delle donne e a favore della pace. Poi Wangari Maathai, biologa e attivista keniota, premio Nobel per la pace, sostenitrice dello sviluppo sostenibile in Africa, si è battuta per la democrazia del suo paese. E infine Denis Mukwege, console medico congolese, premio Nobel per la pace anche lui, ha dedicato la vita alla cura e al reinserimento sociale delle donne vittime di stupro e di guerra. E il loro insegnamento di altruismo e di responsabilità verso il prossimo è un patrimonio per tutti noi. È la dimostrazione tangibile che scegliere il bene è sempre possibile. Ciascuno di noi, infatti, andando alla conclusione, deve sempre essere pronto nella vita di tutti i giorni, nei piccoli atti, nei piccoli momenti, a schierarsi dalla parte di chi è vittima di un sopruso, a denunciare un'ingiustizia, a difendere chi è più debole, a aiutare chi è rimasto indietro. Viviamo in una società che coltiva l'idea del successo, l'idea della forza e l'idea, a mio avviso anche a volte un po' sbagliata, che tutti ce la possono fare. Ecco, tutti da soli non ce la possono fare. Bisogna veramente accettare anche le debolezze di tanti e essere parte per cui chi è indietro possa venire aiutato. Questo è il messaggio che voglio lasciare a voi ragazzi, e quindi a chiedervi, ripeto, nei piccoli atti di fare la vostra parte. Ma d'altro canto non possiamo solo lasciare agli eroi il tutto, dobbiamo fare la nostra parte con il nostro contributo quotidiano. E ricordo Silvia Romano, è una nostra concittadina, è stata rapita più di 3 mesi fa in Kenya. Grazie. Io ogni tanto sento i familiari, ma la Farnesina ci prega di rimanere in silenzio perché stanno lavorando per cercare di liberarla, però è chiaro che ci manca molto e che è certamente un esempio. Idealmente è qua con noi tra i giusti. Grazie a tutti voi.